Ciao amici di City Rumors, oggi parleremo dell'alzata. Questo fondamentale viene eseguito con due tecniche, o con un'alzata in bagger o con un'alzata in palleggio, a seconda della ricezione del nostro compagno e spesso anche a seconda delle condizioni atmosferiche. La cosa importante, principale, è riuscire a rimanere sempre dietro la palla e con una predisposizione delle spalle verso l'asta, adesso vi faccio vedere come. La principale difficoltà è proprio questa, tornare dietro il pallone e mantenere questa prospettiva di visuale con le spalle in direzione dell'asta, sia con una palla più attaccata, quindi riuscire a tornare sempre dietro, che con una palla più staccata da rete. Andare dietro e riposizionarsi sempre con questa prospettiva. Il secondo consiglio che voglio darvi, sia per un'alzata in bagger che eseguita in palleggio, è quello di evitare traiettorie troppo tese, tipo questa, ok? Che è una palla che si avvicina molto a una traiettoria simile a quella della palla a volo. Invece per il beach volley è favorire la rincorsa del nostro compagno, dobbiamo cercare di tenere delle traiettorie molto morbide che rimangono spesso vicino al punto di impatto che è l'alzatore. Seguendo questi consigli non ci basta che provare, provare, provare. Anche oggi alla prossima, se ci volete venire a trovare, siamo all'uscita di Nociano Sant'Angelo, nella zona artigianale di Ripoli, per stare sulla nostra spiaggia. Ciao ragazzi!